Signorina. Signorina, non si preoccupi. Si sieda. L'attesa la trovo snervante. Mi avete fatto attendere in quel corridoio per almeno un'ora, commissario. E lei sa cosa provoca l'attesa? No? Ansia, commissario, ansia. Mi sono messa a contare tutte le piastrelle del corridoio. E lei sa quante ce ne sono? 1378. 988 delle quali sono molto sporche. E 17 sono rotte. Rotte! Sembra un ambiente sano e decoroso questo. Ma che cosa vuole da me, commissario? Chiedermi se ho ucciso quel povero uomo morto, ammazzato, assassinato. No, caro, non sono stata io. Io non mi limito a pugnalare, se è questo quello che vuole sapere. 17 piastrelle rotte, commissario, 17. Roba da non credere. Ma se vuole io posso aggiustarle. Posso anche pulire quelle sporche. Sono molto brava con queste cose, sul serio. Un uomo morto. Peccato. Ma lei lo sa se era buono o cattivo? Poco importa, commissario. Poco importa. Però che palle! Commissario, che palle! Non si pugnala un uomo. Se vuoi eliminare qualcuno, lo devi ignorare. Elimini il ricordo. Elimini il senso di colpa. Elimini il rancore. Fai credere al tuo cervello di non averlo mai conosciuto. E se dovessi incontrarlo per strada, fai semplicemente finta di non vedere. Fai finta. Fai finta, 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 finta. Sa, una volta non riuscivo proprio a togliermi dalla testa il mio ex. Lei sa che ho fatto. L'ho sciolto nell'acido. L'ho completamente sciolto nell'acido. Prima però l'ho drogato per bene. Era completamente strafatto. Doveva vederlo. Poi è svenuto. Ed io l'ho calato nella vasca da bagno. E che puzza c'era! E ho svitato il tappo e lui è sceso giù per lo scarico e ha continuato a scendere giù, giù, giù. E mentre io l'osservavo, quello non era l'uomo che conoscevo. Era solo uno sconosciuto. Continuiamo con i sedativi e riportatela in cella.